momento, mentre tutti hanno gli occhi attenti alla festa, Maria è l'unica ad accorgersi che sta per scoppiare una tragedia, e cioè che quella festa sta per essere rovinata dal fatto che il vino è finito. Nessuno si accorge di questo, solo Maria se ne accorge. Come possiamo definire questa sua attenzione? La possiamo definire un amore preventivo. Maria si preoccupa prima che succeda una tragedia, prima che succeda un problema, prima che le cose possano diventare drammatiche. Noi siamo abituati a pensare: ho un problema e vado da Maria, ho un problema e chiedo l'intercessione di Maria. No, amici, questo è sbagliato. In realtà, prima ancora che noi ci accorgiamo di questo problema, abbiamo già gli occhi suoi su di noi. E questo, anche se non riusciamo a dirlo così come lo sto dicendo io questa sera, se non lo diciamo ad alta voce, tutti abbiamo la sensazione di essere amati con un amore preventivo. Questa è la prima grande differenza che rende Maria unica nel suo genere. Cioè, anche quando noi ci mettiamo a pregare e non sappiamo che cosa domandare, o domandiamo delle cose che sono banali e che non sono le cose essenziali, siamo certi che Maria è l'unica che riesce a vedere nella nostra vita che cosa davvero noi abbiamo bisogno. E prima ancora che noi glielo domandiamo, lei già sta intrallazzando con Gesù per risolvere i nostri problemi. Infatti la scena del Vangelo è questa. Si accorge che non c'è più vino, immediatamente si rivolge a suo figlio e gli dice: non hanno più vino. La reazione di Gesù in realtà non è delle migliori. Cioè, ci saremmo aspettati: ah, non hanno vino, facciamogli un bel miracolo. Magari ci sarebbe piaciuto che la storia fosse avvenuta in questo modo. In realtà, invece, c'è una sorta di resistenza da parte di Gesù nel concedere questo primo miracolo. Si rivolge a Maria dicendole: donna, non è ancora giunta la mia ora. Ricordatevi questo termine, perché sarà lo stesso termine che Gesù pronuncerà sulla croce, quando prima di morire guarderà sua madre e dirà: donna, ecco tuo figlio, indicando Giovanni, e poi guarderà Giovanni e gli dirà: ecco tua madre. Vedete come l'evangelista tiene insieme questi episodi. Noi non dobbiamo mai semplicemente fermarci a un'unica scena del Vangelo, dobbiamo imparare anche a collegarle, le diverse scene del Vangelo. Ma torniamo a questo miracolo delle nozze di Cana. In quel momento, quando Maria si rivolge a Gesù, Gesù sembra fare resistenza, sembra non voler concedere questa grazia, sembra non voler dare questo miracolo. Se dovessimo tradurlo a livello esistenziale, dovremmo dire che è un'esperienza che tutti noi abbiamo fatto, soprattutto quando siamo nella prova e soprattutto quando siamo in un'esperienza di fatica. Ci capita, penso che succeda anche qui, che preghiamo soprattutto quando stiamo male, che cerchiamo il Signore soprattutto quando le cose non vanno bene. Perché quando le cose vanno bene, un po' ci dimentichiamo di Lui. Ma quando le cose precipitano, subito ci ricordiamo che dobbiamo pregare, subito sentiamo l'urgenza di affidarci a qualcuno, di chiedere a qualcuno. Non è un male, la tragedia sarebbe se noi non pregassimo proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno. Ma proprio in quelle circostanze può succedere che tu hai la sensazione che stai pregando ma che nessuno ti sta ascoltando, che stai pregando ma che nessuno sta prendendo sul serio la tua preghiera. E lì subentra una sorta di scoraggiamento da parte nostra. Quando Gesù sembra non esaudire le nostre preghiere, la sensazione che noi abbiamo è una sensazione di smarrimento. Mentre venivo con il treno per partecipare a questo incontro questa sera, mi è tornato subito alla mente la provvidenza di questo giorno, lo dicevo a qualcuno. Oggi è anche l'anniversario della nascita al cielo di Don Dolindo Ruotolo, questo straordinario sacerdote di Napoli, servo di Dio, che speriamo al più presto la Chiesa lo elevi agli onori degli altari. Ecco, Don Dolindo Ruotolo nell'atto di abbandono dice una cosa interessante. Dice che proprio quando preghiamo, certe volte le cose invece di migliorare sembra che peggiorino. Noi stiamo pregando e sembra che invece che le cose possano prendere una via buona, sembra che si complicano ancora di più. Quindi la prima cosa che ci viene da fare è mollare la preghiera, smettere di stare in relazione con il Signore. Invece è proprio in quel momento in cui noi dobbiamo fidarci di più.
quello è il momento in cui noi non abbiamo nessuna sicurezza esteriore, ma in quel momento il Signore trova un modo di agire dentro la nostra vita. Il modo ordinario attraverso cui il Signore agisce dentro la nostra vita molto spesso è l'amore di Maria, l'amore della Madonna. Ecco perché davanti a quella resistenza di Gesù, Maria sembra invece che ha ricevuto un sì, perché come se avesse ottenuto il permesso, si rivolge ai servi presenti e dice: qualunque cosa vi dica, fatela. Ecco, guardate che questo è un punto importantissimo. Quei servi siamo noi. Maria non è soltanto una che si rivolge a Gesù per salvarci la festa. Non è semplicemente una che intrallazza miracoli per venirci in incontro, soprattutto nelle cose più drammatiche che viviamo dentro la nostra vita. L'esperienza della fede è sapere che non siamo da soli, che c'è qualcuno che agisce dentro la nostra esistenza. Ma questo qualcuno non agisce semplicemente rivolto a Dio, ma rivolto anche a ciascuno di noi. Maria si rivolge a ciascuno di noi, così come si è rivolta a Gesù, e dice: qualunque cosa vi dica, voi fatela. La traduzione concreta di questo versetto del Vangelo, fate quello che vi dirà, è la cosa più semplice e che tante volte noi dimentichiamo nella nostra esperienza di fede. Se io vi dicessi: dov'è che ci parla il Signore? Cioè, quale cosa dovremmo ascoltare dal Signore per metterlo in pratica? La risposta dovrebbe essere il Vangelo. Allora, attenti che stiamo costruendo man mano un percorso. Stiamo dicendo che questa è una casa di Maria. E sappiamo che è una casa di Maria perché Dio agisce, l'amore di Dio agisce in una maniera speciale, in maniera preventiva. Chi viene qui a pregare sa che Maria conosce già quello di cui noi abbiamo bisogno. E prima ancora che noi varchiamo la porta di questo santuario, lei già ha iniziato a fare qualcosa per ciascuno di noi. Ma allo stesso tempo, quella stessa donna dice a ciascuno di noi che entriamo in questo luogo benedetto, dice: qualunque cosa vi dice il Vangelo, voi fatela. Qualunque cosa vi dice Gesù, voi fatela. Ora, se i servi non avessero ascoltato questa indicazione di Maria, non ci sarebbe stato nessun miracolo. Perché i servi, in realtà, seguono esattamente le istruzioni che Gesù dà, che sono molto semplici. Dice: avete dei recipienti di acqua, quelle che si usano per lavare le mani, per le abluzioni prima di partecipare a un banchetto, riempitele di acqua. Allora i servi vanno e le riempiono fino all'orlo. E poi dice: conducete adesso questi contenitori al maestro di tavola. E portano questi contenitori al maestro di tavola, che va per bere e si accorge in realtà che non è più acqua, ma che è un vino buonissimo. Ora, il miracolo, attenti, la grazia è stata ottenuta perché qualcuno si è accorto prima di noi, qualcuno ha fatto per noi già qualcosa, ma qualcuno ci ha chiesto di fare qualcosa. Chi si fa pellegrino è figlio di Maria e non prende sul serio il Vangelo, come può pretendere un miracolo? Le nozze di Cana avvengono perché i servi fanno quello che dice Gesù. Ora, la grande domanda questa sera non è se Maria ci ama, perché questo è già certo. Non è se Maria ha gli occhi fissi sulle nostre vite, questo è già certo. La grande domanda non è se il problema che nemmeno io so dire nella mia vita qualcuno lo conosce. È già sicuro che nostra madre conosce noi prima ancora che apriamo la bocca. La grande domanda che questa sera voglio porre a me e a ciascuno di voi è se noi abbiamo preso sul serio l'indicazione di Maria, fare quello che ci dice Gesù, cioè prendere sul serio il Vangelo. Questa è la linea di demarcazione che ci rende cristiani o pagani, eh? Perché noi possiamo pensare di avere molta devozione a Maria, ma in realtà noi ci comportiamo come i pagani, cioè pensiamo di convincere Dio o Maria attraverso le nostre performance, preghiere particolari, quella bellissima processione, quella candela messa in quel modo, quella festa organizzata in maniera straordinaria.
Guardate, non è questo che ci ottiene la grazia di Dio. La grazia di Dio viene ottenuta nella nostra vita se noi prendiamo sul serio le parole di Maria, cioè di prendere sul serio il Vangelo. Allora vanno bene anche feste e processioni, perché sono il segno della gratitudine di un miracolo, della gratitudine dell'incontro di un amore che ci ha salvati, che si è fatto presente, che ci ha sostenuti. Perché apro e chiudo una parentesi, i miracoli a volte non sono semplicemente la soluzione dei nostri problemi. Molto spesso il miracolo è che il Signore ci dà la forza di affrontare i nostri problemi, anche quando quei problemi hanno una brutta fine, anche quando quei problemi ci conducono alla fine, anche quando quei problemi diventano un fallimento. Ma dove troviamo noi la forza di vivere quel momento? Dove troviamo noi la forza di vivere la croce, di vivere qualcosa di brutto dentro la nostra vita, se non perché il Signore ci dà la grazia di reggere quel problema, di reggere quella salita, di attraversare quel buio? Quindi vi prego di non chiamare i miracoli soltanto le soluzioni, perché in realtà il più grande miracolo è che il Signore ci sostiene, il Signore si fa presente, il Signore è proprio un punto d'appoggio dentro la nostra vita. L'amore del Signore a volte ci fa accettare quello che non vorremmo accettare, ci fa riconciliare con delle ferite che ormai sono insanabili. Immagino che anche in mezzo a voi, nelle vostre famiglie, ci siano delle storie drammatiche, che ci siano momenti di sofferenza che non si possono più aggiustare umanamente, capite? Non possiamo tornare indietro, non possiamo riempire quella ferita, però possiamo farci santi con tutto quello, possiamo farci santi con quella prova. Allora veniamo qui per avere la grazia di farci santi con quella croce, non semplicemente di risolvere la nostra croce, ma a patto che noi prendiamo sul serio il Vangelo. Ora, per me questa sera ovviamente sarebbe troppo lungo annunciarvi tutto il Vangelo, ripetere ad alta voce tutte le cose che ci insegna il Vangelo. Allora ho pensato di scegliere qualcosa che possa essere assolutamente essenziale, e che quando uno dice che cosa significa prendere sul serio le parole di Gesù, uno tornando a casa possa avere sinteticamente nella propria testa almeno una strada, un'indicazione. E il punto di partenza è questo. Il Vangelo ragiona in maniera completamente diversa di come ragiona il mondo. Il mondo va in una direzione, il Vangelo molto spesso va in direzione contraria. Molto spesso la strada del mondo è quello di aggiustiamo, facciamo, rimaniamo a galla, troviamo noi le nostre soluzioni. Invece il Vangelo molto spesso ci invita alla testimonianza, a fare quello che gli altri non fanno. Volete un esempio? Se guardate tutta la storia della Chiesa, noi abbiamo più di 2000 anni di storia del cristianesimo, e se vedete soprattutto la storia dei santi, vi accorgerete che i santi portano il Vangelo nella storia perché fanno quello che il mondo non fa. Ad esempio, ci sono dei malati. I malati in tutte le società vengono emarginati. E lo si fa per due motivi. Il primo è un motivo di comodità, perché in quel modo se tu non vedi che c'è qualcuno che ha bisogno non te ne devi nemmeno prendere la responsabilità. La seconda cosa è che una persona che vive una sofferenza, una malattia, se tu ce l'hai davanti agli occhi, ti ricorda che anche tu sei umano. E a noi non ci piace ricordarci che siamo umani. Non ci piace ricordarci che prima o poi dobbiamo morire tutti. Non ci piace ricordarci che qui siamo in viaggio. Cosa fanno questi santi? Si occupano degli invisibili. Allora diventano la testimonianza di una mentalità che va controcorrente. Che cosa fa la società? Dimentica i carcerati. I cristiani invece cosa fanno? Assistono i carcerati. Cosa fa la società? Sfrutta delle persone, pensate alle prostitute, le sfrutta. Cosa fa un cristiano invece? Le aiuta a riscattarsi dalla loro condizione di ingiustizia. Insomma, il mondo va in una direzione, il Vangelo va sempre in direzione contraria, e tutte le volte che c'è un cristiano che va in direzione contraria, noi sappiamo che cos'è la santità. I santi sono state persone che sono andate controcorrente. Sì, poi dopo gli costruiamo le chiese, andiamo in pellegrinaggio da loro, ma molto spesso quelle persone durante la loro vita non erano accettati, erano contestati, oppure erano fraintesi.
andavano da queste persone per prendersi qualche grazia, ma mai per prendere sul serio la loro testimonianza, le loro parole, il loro modo di vivere. Allora, se il Vangelo è una mentalità completamente diversa rispetto a quella del mondo, come possiamo tradurla? Cioè, qual è la cosa che più Gesù ci tiene a dire in tutto il Vangelo? A un certo punto egli dice ai suoi discepoli, attenti perché un pio israelita, cioè una persona che fa parte del popolo in cui Gesù è nato, era tenuto a seguire circa 626 precetti. Aveva 626 comandamenti da seguire, che è una roba infinita. Ma se noi dovessimo fare una sintesi, Gesù fa questa sintesi mirabile. Dice amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. Qui, dice Gesù, c'è tutta la sintesi dei comandamenti, che in una parola, amici, significa che tutto il Vangelo si racchiude nella parola amare, nel verbo amare. Tu devi imparare ad amare. Allora, tu prendi sul serio il Vangelo quando tu, uscendo da questo luogo, dici io devo imparare ad amare. Non devo imparare semplicemente a campare, devo imparare ad amare. E che cos'è l'amore? Ecco, forse ci aiuta a capire che cos'è il contrario dell'amore. Noi pensiamo che il contrario dell'amore sia l'odio. No, fratelli, il contrario dell'amore non è l'odio, è l'indifferenza. Perché l'odio, scusate se ve lo dico, è ancora una forma di amore. Violenta, capovolta, perversa, ma è ancora amore, perché significa che c'è ancora relazione. Se tu odi qualcuno, c'hai ancora legame con quella persona. Dopo ne parleremo come si supera un odio nei confronti di qualcuno, ma il contrario dell'amore è l'indifferenza. Gesù, per spiegarci che cos'è l'indifferenza, racconta nel Vangelo di Luca la parabola del buon samaritano. Tutti la conosciamo, no? Quest'uomo poveretto passa per una strada pericolosa. Non so se anche da queste parti ci sono delle strade pericolose, è meglio non andarci in alcuni orari, no? Ecco, quest'uomo invece fa esattamente questo tragitto. Il tragitto che va da Gerusalemme a Gerico, in quel tratto di deserto tutti sapevano che c'erano briganti e ladri. E lui incappa esattamente in dei malviventi che gli rubano tutto, lo gonfiano di botte e lo lasciano morto a terra. Ecco, quest'uomo che è in fin di vita e che si trova al margine della strada vede passare vicino a sé tre personaggi. Due sono un sacerdote e un levita che lo vedono, dice il Vangelo, ma passano oltre. Questa è l'indifferenza. L'indifferenza è non occuparsi di quello che il Signore ci mette davanti agli occhi. L'indifferenza è vivere la nostra vita scegliendo che cosa vogliamo vedere e ignorando tutto il resto. L'indifferenza è il più grande male del mondo, diceva Madre Teresa. Perché l'indifferenza non ci fa più vedere la sofferenza degli altri, non ci fa più vedere la vita concreta degli altri. Molto spesso è la nostra indifferenza che condanna le persone alla solitudine, è la nostra indifferenza che condanna le persone a vivere delle ingiustizie che non riescono più a sopportare. Poi ci ricordiamo delle persone soltanto quando c'è qualche tragedia. Ma in mezzo a voi ho incontrato qualcuno prima, pensate gli amici che hanno perso il posto di lavoro e che lottano per trovare di nuovo dignità nel trovare un posto di lavoro. Non possiamo rimanere indifferenti davanti a queste persone. Non possiamo rimanere indifferenti se c'è qualcuno che ha fame. Ma non possiamo rimanere indifferenti nemmeno davanti all'infelicità di una persona. Perché certe volte uno c'ha la macchina, c'ha lo stipendio, ma non è felice. Ora, se uno vuole prendere sul serio il Vangelo, la prima forma di declinazione dell'amore è bandire ogni forma di indifferenza. Se tu vuoi ascoltare Gesù, devi tornare ad essere come Gesù. E Gesù com'era? Era, ci dice l'Evangelista Luca, compassionevole, cioè sentiva la vita delle persone. E lui stesso Gesù, si raffigura nella parabola del buon samaritano come un extracomunitario, come il samaritano appunto, che è uno straniero, che è l'unico che vede e si fa vicino a quell'uomo. Si fa vicino, lo accudisce, gli mette
olio e vino sulle ferite, poi lo prende in braccio, lo carica sul suo cavallo, lo porta in un albergo e paga di tasca sua perché quell'uomo possa essere curato. Il contrario dell'indifferenza è l'impegno, è la passione, è il metterci la faccia, è partecipare con protagonismo. Per carità, non credo che capiti anche qua, però in tante parti del mondo, in tante esperienze di chiesa, noi abbiamo un sacco di spettatori, non di fedeli, cioè di persone che vengono, guardano, prendono quello che gli serve e se ne vanno, ma non persone che dicono voglio fare la mia parte, voglio impegnarmi. E guardate, non significa fare cose straordinarie, perché alla fine fare la propria parte significa a volte prendersi quello che è possibile prendersi con le proprie forze, con le proprie capacità, con il proprio talento, con il proprio carisma. Allora, è bello pensare che prendere sul serio le parole di Gesù significa bandire dalla nostra vita l'indifferenza. Maria ci dice, se volete vivere la grazia di Dio, quella che io vi ottengo, vi prego, fate quello che vi dice Gesù, smettete di essere persone indifferenti, cominciate di nuovo a coltivare compassione nella vostra vita. Perché a noi non piace la compassione? Primo, perché diciamo, c'ho già i problemi miei, mi devo caricare di quelli degli altri. Secondaria cosa, non ci piace sentire la sofferenza delle persone non avendo soluzioni. Noi vorremmo sempre risolvere i problemi, ma non sempre noi possiamo risolvere i problemi, ma a volte noi possiamo condividere i problemi. A noi non piace l'impotenza. Eppure la cosa più grande che il Signore ci domanda non è quella di sfamare tutti gli affamati del mondo, di rendere giustizia a tutti gli oppressi, no, ma di accorgerci di queste persone, di essere presenti dentro la loro vita, di fare qualcosa per ognuno di loro. Qui credo che ci sia un altro episodio della vita di Maria che ci fa comprendere che cos'è questa dinamica. Vi ricordate quando Maria riceve l'annuncio dell'angelo Gabriele? Aveva tutto il diritto di dire, per favore lasciatemi in pace, ho il verbo che si è fatto carne dentro di me, sto per mettere al mondo il Messia. Invece, sapete qual è la prima reazione che ha Maria davanti all'annuncio dell'angelo? Andare a quasi 100 km di distanza da casa sua, è incinta, attenzione, le donne che sono presenti sanno che i primi mesi di gravidanza sono i più terribili, questa donna si mette in cammino per andare a casa di Elisabetta a mettersi a servizio di questa sua parente. Ora, quando io vi dico che il contrario dell'amore è l'indifferenza, e se noi vogliamo rompere con l'indifferenza, dobbiamo imparare a fare la nostra parte, che cosa significa? Significa che dobbiamo imparare a fare quello che fa Maria. E che cosa fa Maria? Attenti, vi faccio una domanda e vi prego di capire bene dove voglio andare a parare con questa domanda. Vi pare che nel Vangelo Maria compia qualche miracolo? Mai. Nel Vangelo i miracoli li fa Gesù. In realtà, anche adesso li fa Gesù. Li fa per intercessione di Maria, ma è sempre Gesù a operare quei miracoli. Ma non ci sono effetti speciali nel Vangelo che girano attorno a Maria. Il miracolo di questa donna, lo sapete qual è? È il miracolo del suo possibile. Che cosa posso fare io? Aiutare mia cugina. Bene, vado e aiuto mia cugina. Noi non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, ma qualcuno sì. Cioè, noi possiamo fare il nostro possibile. La carità, amici, non consiste nel fare cose straordinarie, nell'inventarsi chissà che cosa. La carità che ci insegna il Vangelo, la compassione che ci insegna il Vangelo è dire tu cosa puoi fare, fallo. Io vivo in un quartiere dove ci sono tantissime persone anziane sole. Beh, è ovvio che non puoi occuparti di tutti, ma della signora che abita al pianerottolo di fronte al tuo sì. A quella persona puoi suonare il campanello, a quella persona puoi dire passiamo mezz'ora insieme, a qualcuno puoi telefonare, non puoi telefonare a tutti, ma a qualcuno sì. Il nostro possibile, capite? Il Vangelo non ci chiede cose straordinarie, non ci chiede di fare miracoli, non ci chiede eroismi, ci chiede di imparare a fare il nostro possibile. Tu prendi sul serio il Vangelo, cominci ad amare, quando tu dici cosa posso fare, questo, bene, lo faccio. Ma noi ci siamo mai fatta questa domanda?
Cioè, venendo in chiesa, ci siamo mai domandati, Signore, quando uscirò da qui? Quando uscirò dalla casa di Maria? Qual è il mio possibile? Piccolo, piccolissimo, ma qual è? E lo sto facendo? Cosa posso fare io? Sono studente. Da studente cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un malato? Da malato cosa posso fare? Cosa posso fare io se sono un papà, una mamma? Non importa che cosa stiamo facendo nella vita, ognuno di noi ha il suo possibile. Siamo o no capaci di questo possibile? Ecco la prima grande indicazione di Maria. Seconda declinazione dell'amore. Ecco, se la prima formula è quella della carità, del servizio, il secondo modo di declinare l'amore è il perdono. Nessuno può venire qui a pregare Maria e non interrogarsi su quello che ci insegna il Vangelo. Una volta Pietro disse a Gesù: Signore, quante volte devo perdonare mio fratello che pecca? 7 volte? E Gesù dice: non 7 volte, ma 70 volte 7. Nel Vangelo Gesù fa dei discorsi così esigenti sul perdono che ci sono dei momenti in cui gli stessi discepoli gli manca l'aria. E dicono: aumenta la nostra fede. Eppure, vedete, qui si gioca la vera differenza cristiana. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: se amate coloro che vi amano, che merito ne avete? Fanno così anche i pagani. E dice invece in che cosa noi dovremmo essere diversi. Dice: amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi fanno soffrire. Chi di noi vive così? Chi di noi comprende la logica del porgi l'altra guancia? Guardate che come frase del Vangelo è bellissima: porgi l'altra guancia finché non è tua la guancia. Perché quando è tua, non ti viene di porgere l'altra guancia, ma di reagire. Ora, io non lo so perché Gesù ci ha chiesto questo, ma ce l'ha chiesto. E se noi non ci esercitiamo a prendere sul serio questa richiesta di Gesù, se noi continuiamo a fomentare rancori, risentimenti, odio tra di noi, ma come possiamo dire di aver preso sul serio le parole di Gesù? A volte noi viviamo in famiglie che sono famiglie squartate, divise, per rancori che durano anni e a volte che sono nati da stupidaggini e poi sono diventati delle voragini. Ma che cosa ci autorizza ad essere figli di Maria, di venire qui a pregare la Madonna, se non dire: io la devo smettere di tenere dentro di me sto rancore. Io non posso continuare ad odiare. Non posso continuare a vivere questa distanza, questa sofferenza, perché in fondo l'odio è una forma di sofferenza che una persona vive. Il problema del demonio, lo sapete qual è? Che fa in modo tale che più tu te la ragioni, più cresce la tua ragione e più cresce la distanza. Più passano gli anni e più tu ti indurisci, ti raffreddi. Se questo non parte da casa nostra, come possiamo pretenderlo di portarlo nella società? Come possiamo essere autorizzati a pregare per la pace in Ucraina quando noi la guerra ce l'abbiamo in casa? Noi che non siamo capaci di togliere tutti quei semi di rancore che ci portiamo nel cuore, come possiamo chiedere la conversione dei grandi della terra che scatenano le guerre tra popoli? Capite che noi possiamo essere ascoltati solo e soltanto se diciamo: devo partire da me, da casa mia, dalla mia parrocchia, dalla mia comunità. Quante volte ci sono divisioni, partiti, scontri, persino nelle comunità cristiane? Io lo so che sono parole scomode, ma il Vangelo vuole essere scomodo, vuole dirci delle cose scomode. E se qualcuno in mezzo a voi dice: non ci riesco, sappia che Maria può tutto e può farci la grazia di farci riuscire invece a perdonare, di farci riuscire a liberarci di questo rancore. Il punto di partenza, lo sapete qual è? Imparare a pregare per i nostri nemici. Dice: io ancora non sono in grado di colmare la distanza, ma da oggi dirò un Ave Maria per questa persona, per la mia famiglia, sperando che quella preghiera
a un certo punto diventi perdono, dentro di me innanzitutto. Perché noi non dobbiamo convincere gli altri del perdono, noi dobbiamo imparare a perdonare. Vi prego, non fate come quelli che dicono: io prego sempre per i miei nemici che muoiano. È una forma di preghiera, ma non era quella giusta, capite? Allora, io credo che questa sia una seconda cosa molto esigente. Se la prima era la compassione, cioè bandire l'indifferenza, la seconda cosa che noi dovremmo allontanare dalla nostra vita è l'odio, è il rancore, è la divisione, è lo scontro, è la guerra, ma quella che c'è dentro di noi prima della guerra, che poi c'è intorno a noi e che purtroppo devasta il mondo e che in questo momento fa molto male a tantissime persone. Anche qui noi possiamo rivolgerci a un episodio della vita di Maria per capire che cos'è il perdono. Ora, se tu vedi davanti ai tuoi occhi qualcuno che sta ammazzando tuo figlio, sei autorizzato o no ad odiare quelle persone? Ma a me non sembra che il Vangelo parli di odio di Maria sotto la croce. Anzi, Maria assiste all'ultima grande testimonianza di suo figlio, che è perdonare le persone che lo stanno uccidendo. Padre, dice, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ora, certe volte noi abbiamo dei validi motivi per cui portare rancore, capite? Abbiamo dei validi motivi per cui giustificare l'odio. Ma se Gesù perdona sulla croce, ma se Maria rimane sotto la croce senza inveire contro gli uccisori, senza farsi giustizia da sola, senza coltivare sentimenti di vendetta, beh, questa è la grande sfida per ciascuno di noi. Non è detto che ci riusciamo da domani mattina. Ma da domani, anzi no, fratelli, da stasera dobbiamo provarci. Provare a vivere secondo questa logica, fare quello che ci insegna Gesù, imparare a perdonare. Qui apro e chiudo velocemente una parentesi per poi passare agli ultimi due passi. Il perdono, in realtà, amici, è un affare. Perché se voi vi volete liberare veramente dai vostri nemici, dovete smettere di odiarli. Perché se li odiate sono ancora troppo presenti. Il perdono è una forma di liberazione interiore. La persona che ha perdonato è libera finalmente. Non vive più col fantasma o con il ricordo di queste persone addosso. Riconciliandosi si è ripreso uno spazio di libertà. Maria è una donna completamente libera. Gesù è veramente l'uomo più libero che sia mai esistito, perché Gesù ha perdonato sempre. E quando il Papa ci dice che bisogna perdonare sempre, sempre, costantemente, non ci sta chiedendo qualcosa di diverso dal Vangelo. È il Vangelo che ci insegna questo. Noi che frequentiamo questa casa, la casa di Maria, possiamo essere uomini e donne di rancore, di odio e di divisione, o gente che vuole imparare il perdono. Amate i vostri nemici, pregate per coloro che vi fanno del male. Terza tappa. Dice Gesù a un certo punto del Vangelo: non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. E cioè ci indica che l'amore vero è sempre un dono. Questo lo sanno bene i genitori. Normalmente un buon genitore sa che se deve scegliere tra sé e il figlio, sceglie il figlio. E che se deve mangiare lui o il figlio, fa mangiare il figlio, non lui. L'amore è sempre dare tutto a chi stai amando e donare, non è prendere. Questo non è sempre vero nella nostra vita, perché certe volte noi chiamiamo amore ciò che amore non è. Perché a volte i nostri amori non sono amori come ci ha insegnato Gesù. Non è il dono di noi stessi, è il prendere gli altri per riempire i nostri vuoti. Voglio farvi un esempio molto concreto. Da che cosa ti accorgi che una persona sta amando donando?
Una persona che dona, ad esempio, non si aspetta nulla in contraccambio. Volete che esagero? Nemmeno il grazie. Perché tu stai donando, punto, e non presenti il conto. Invece molto spesso le divisioni tra di noi partono dal fatto che noi amiamo, dice, è la contropartita e adesso tu mi tocca qualcosa. Dopo che mi sono sacrificato tanto, qualcuno mi dovrà ringraziare, no? No, perché l'esperienza più bella dell'amore è la gratuità. Fare le cose in maniera gratuita, senza accampare diritti. Se tu fai una cosa invece e accampi diritti, quello non è un amore cristiano. Stai usando di quel qualcosa per te. Anche soltanto per star meglio, per sentirti importante, per darti un tono, per riempire un vuoto. Non so che fare, vado in Caritas. Ma uno non è che va in Caritas perché non sa che cosa fare, capite? O faccio questo servizio in parrocchia perché... Perché cosa? Le cose le devi fare per il Signore. Le vuoi fare per Maria? Non sappia la destra ciò che fa la sinistra. Il nascondimento, amici. Le persone che amano davvero donano senza rinfacciare, senza presentare il conto. Le persone che amano sono persone profondamente gratuite. Noi prendiamo sul serio la parola di Gesù quando diciamo devo imparare ad amare così. Attenti però, dove troviamo la forza di far questo? Cioè, a dare, 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 a un certo punto una persona si svuota, si esaurisce. Ma noi dove dovremmo prendere la forza di amare in questo modo? Sapete in che cosa? Il Signore ci chiede di amare donando, ma perché Lui si è donato a noi. Noi possiamo occuparci di Lui, nei fratelli, nelle situazioni, nelle cose, ma noi siamo certi che Lui si occupa di noi. Quindi non è vero che se tuo figlio non ti dice grazie significa che sei inutile. Perché il Signore a te provvede. Non è vero che tutto quello, i sacrifici che hai fatto in una comunità, nessuno te l'ha mai riconosciuto e ti hanno messo dietro una porta. Perché le cose non le hai fatte perché la gente ti dicesse bravo. O, non lo so, il prete di turno ti mettesse in qualche maniera una medaglia. Non si vive così l'amore. Il Signore ha cura di noi. Lui sì che ripaga. E ripaga in un modo, credetemi, che è sempre molto meglio delle cose umane. Perché l'amore del Signore è la forza che spinge la vita in avanti. Ma la domanda è, ma noi sentiamo che il Signore ha cura di noi? Ci sentiamo voluti bene da Lui? Sentiamo di essere in braccio a Lui? Perché se non sentiamo di essere in braccio a Lui, ci è difficile donare. Allora ci aspettiamo il contraccambio. No. Non abbiamo bisogno di nessun contraccambio perché il Signore ci ha già dato tutto, ma ha pagato il Signore. Capite che questa esperienza di sentire la nostra vita piena di qualcosa, talmente piena che possiamo donare, nasce da una parola che si chiama preghiera. Se noi non impariamo a pregare, non riusciamo a sperimentare quanto la nostra vita sia piena dell'amore di Dio. Se tu non preghi, ti senti soltanto svuotato o svuotata ed esaurito o esaurita. Se preghi, fai l'esperienza di quanto tu sei amato o amata. Per questo trovi la forza di donarti. Allora puoi passare sopra tutto. Non ti importa di nulla. Non sentirai più che la tua vita è inutile nel senso mondano. È inutile nel senso del Vangelo. Cioè, non ha un utile, non ha un guadagno, cioè è gratuito. L'amore inutile del Vangelo è questo. Siamo servi inutili, abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare. Mi è già capitato da queste parti di fare una catechesi su un personaggio del Vangelo a cui io sono legatissimo e che è un capolavoro di come lo stile di come si vive un amore così, è che San Giuseppe. Amici, San Giuseppe ha fatto quello che doveva fare e si è tolto di mezzo. Io non lo so se noi siamo così, capaci di fare quello che dobbiamo fare e toglierci di mezzo.
non c'è un ambito della nostra vita in cui noi non facciamo questo tipo di esperienza, non facciamo l'esperienza di saperci talmente tanto amati dal Signore da poterci donare completamente in tutte le altre situazioni della nostra vita. Ecco, arriviamo un po' alla fine del nostro percorso. Anche Maria ci insegna questo e ce lo insegna in due episodi. Il primo episodio, la fuga in Egitto. Cerco di raccontarvi questo episodio nella maniera più umana possibile. Tu, Signore, mi hai mandato un angelo a portarmi un annuncio. Lo Spirito Santo si è incarnato nel mio seno e io ho messo al mondo un bambino che è tuo figlio, Signore. Ok? Erode, che è il padrone in quel momento di quel territorio, scatena una guerra per uccidere Gesù. Minimamente Maria avrebbe potuto dire: scusa, è tuo figlio. 3-4 carabinieri dal cielo, mandali, un po' di soldati, un esercito per... No, sapete come si risolve quel problema? Scappano, come profughi in Egitto. Perché Maria non pretende che Dio intervenga in quel modo? Perché Maria sa che il Signore ha cura di lei, di Giuseppe e del bambino. E che la prima maniera che Dio ha di prendersi cura di lei e del bambino si chiama Giuseppe. E che il Signore non le avrebbe mai abbandonati, ma non le avrebbe mai abbandonati, lasciando però che loro possano fare quello che era nelle loro forze di fare. E quindi non pretende da Dio qualcosa, vive completamente questo abbandono nel Signore, anche nell'ora tragica della fuga in Egitto. Amici, sono emigrati. Io vengo da una famiglia dove i miei nonni, per poter campare la famiglia, hanno dovuto lasciare un po' di figli al paese, un po' di figli se li sono portati in Germania per lavorare. E so che cosa significa qualcuno che deve andare da un'altra parte dove non sei nessuno, dove non conosci nemmeno la lingua e dove sei sfruttato per pochi soldi, ma perché hai bisogno dei soldi per far campare la tua vita, la tua famiglia. Noi siamo stati migranti, noi siamo andati in tante parti del mondo perché avevamo bisogno. Tanti fratelli e sorelle che oggi fanno la stessa cosa vivono il nostro stesso dramma, capite? Non possiamo rimanere indifferenti davanti a questa cosa, siamo stati i primi noi a vivere questo dramma. Ora, perché questo paragone? Perché il Signore aiuta Maria concretamente con la presenza di Giuseppe in una maniera umana. Siamo noi oggi un'umanità che deve aiutarsi vicendevolmente, che dobbiamo prendere sul serio anche questa cosa, ma a patto che invece di pretendere qualcosa da Dio ci doniamo completamente a Lui, facendo tutto quanto noi possiamo fare con le nostre forze. Secondo episodio che ci spiega la gratuità è quando Gesù ha 12 anni e durante una festa di Gerusalemme, vi ricordate, che rimane a Gerusalemme mentre la madre e il padre se ne tornano a casa convinti che in realtà Maria pensava che fosse con Giuseppe e Giuseppe che fosse con Maria. In realtà non c'era con nessuno dei due. Tornano indietro, lo cercano, lo trovano e sapete, da genitori si ritrovano un figlio adolescente che gli risponde, capite? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? È la vita mia, eh? Voglio i miei spazi. Sono i discorsi di un adolescente. Sì, noi ci abbiamo messo la teologia sopra, tutte le spiegazioni, ma è un dodicenne che sta cominciando a dire fin qua. Quante volte nelle nostre famiglie ci sentiamo frustrati? Perché pensiamo di aver dato tutto e riceviamo ingratitudine. Possiamo donare anche davanti all'ingratitudine, perché il Signore ha cura di noi e quindi possiamo sopportare anche quella sofferenza. Perché
Tanto poi si ravvedono, non vi preoccupate. C'è tempo. Accade anche questo. Insomma, abbiamo fatto tutto un viaggio questa sera per cercare di dire ad alta voce che cosa significa essere devoti di Maria, entrare nell'esperienza dell'amore di Maria. E abbiamo detto che in questa casa si sperimenta il miracolo dell'amore preventivo. Non c'è bisogno nemmeno che apriamo la bocca quando entriamo qua dentro. Maria sa già di che cosa abbiamo bisogno, ma ci rivolge certamente lei una parola e ci dice: qualunque cosa vi dice mio figlio, fatela. Allora questo è il luogo dove qualcuno si prende cura di noi, ma quello stesso qualcuno dice a noi: prendete sul serio il Vangelo e vivetelo. Credo che non ci sia gioia più grande in Maria nel vedere che ci siano delle persone che prendono sul serio le parole di suo figlio. Solo così accade il miracolo delle nozze di Cana. Solo così si salva la festa. Solo così torna la gioia. Solo così si sprecano i complimenti del maestro di tavola che dice: ma tutti usano il vino buono all'inizio e voi l'avete lasciato alla fine. Quanto siete bravi! Noi non siamo bravi. Siamo amati e abbiamo preso sul serio il Vangelo. Questo ci fa essere diversi. Fratelli, noi non siamo migliori degli altri. È proprio perché non siamo migliori degli altri che abbiamo bisogno di essere amati e di prendere sul serio il Vangelo. Sapete, quando ci dicono che dobbiamo diventare testimoni, non significa che uscendo dalla chiesa dobbiamo metterci a gridare il catechismo. Ma dobbiamo mostrare con la nostra vita che quello che dice il Vangelo si può vivere, con difficoltà, con fatica, con le cadute, con le nostre incoerenze, ma si può vivere. Ora, noi crediamo che Maria ci ama e che il Signore non nega mai una grazia alla Madonna. Possiamo dire di essere innegabilmente dei discepoli del Vangelo anche noi, di essere delle persone che prendono sul serio la parola di Gesù e tentano di metterla in pratica nella vita. Possa Maria farci tornare a casa questa sera con questa consapevolezza, che siamo amati e che il Vangelo lo possiamo vivere. E proprio perché, ecco il miracolo, se ognuno di noi tornasse a casa con la decisione di vivere il Vangelo, questa sarà una festa meravigliosa di Maria. Perché ha lasciato il segno, non nei botti, non so se ci saranno, ma in una luce che cambierà tutto, non solo quello che ci portiamo nel cuore, ma tutto, nei luoghi dove andremo, in quello che faremo, e anche la pioggia che vedo che batte fuori dalla chiesa diventerà una benedizione. Sapete perché? Perché quando una persona è felice vede il bene ovunque e dà benedizione persino alla pioggia. Ma se una persona non c'ha il bene dentro, ma le dice qualunque cosa, anche le cose belle che ci sono dentro la propria vita. Ecco, vi auguro di sperimentare, di essere amati, di sentire che il Signore è dalla vostra parte e vi auguro di prendere la decisione di prendere sul serio le parole di Gesù. Allora riempirete il mondo di benedizione, perché tutti voi sarete una grande benedizione. Grazie.